Bentornati con noi amici di TG Architettura, in apertura parliamo di attualità. La Regione Umbria ha infatti presentato un disegno di legge recante norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio. L'obiettivo perseguito è mettere a disposizione dei comuni uno strumento legislativo per attuare una politica territoriale non di espansione ma di trasformazione dell'esistente. La norma definisce la perequazione come un principio di attuazione degli interventi di trasformazione in aree appositamente individuate dai piani regolatori generali, con l'obiettivo di ripartire equamente i vantaggi e i costi prodotti dalle scelte della pianificazione. E ora parliamo di un progetto, il neonato Sheraton Moon Hotel, progettato da Mad Architects, è situato vicino al lago di Tainan a Duzhou, città situata a ovest di Shanghai e a nord di Hangzhou. Il Moon Hotel sfrutta pienamente il lungomare su cui si affaccia. L'edificio, dalla singolare forma circolare, specchiandosi completamente nell'acqua, crea un'immagine architettonica surreale e nitida, grazie anche ai riflessi della luce solare. Durante la notte, l'intero edificio è illuminato internamente ed esternamente. La luce soffusa che avvolge l'albergo lo rende simile alla luna che si specchia sul lago. E torniamo ancora a parlare di attualità. Fare chiarezza negli obblighi di trasparenza a cui le amministrazioni devono ottemperare in occasione delle gare di appalto. È la richiesta lanciata al Governo dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Per l'autorità, dato che le norme sulla pubblicità e la trasparenza hanno importanti ricadute sulla regolarità delle procedure di gara, sarebbe necessario un intervento normativo ad hoc per coordinare le disposizioni esistenti. E torniamo a parlare ancora di progetti. Lo studio canadese Perkins Will ha completato la prima fase del masterplan per l'Università di Agostinho Neto, in Luanda, in Angola. Il cuore dell'intervento, di quasi 31.000 metri quadrati, comprende quattro edifici che ospitano le aule situate attorno a una biblioteca e a una piazza centrali. Gli edifici didattici, a due o tre piani, progettati per lezioni di matematica, chimica, fisica e informatica, hanno coperture a sbalzo dotate di un sistema frangisole per riparare dal sole le strutture sottostanti. Oltre a schermare dal sole tropicale, il design innovativo delle coperture favorisce la ventilazione naturale intorno agli edifici del campus.